La Salernitana cerca la prima vittoria, ma è il Crotone a farsi subito pericoloso con questo destro di Beati che colpisce il palo, e prima c'era stata una gran parata di Pulito su un colpo di testa di Gabionetta. Ma alla prima occasione è sul calcio di punizione di Jadid, e alla Salernitana che va in vantaggio. Testa di Stendardo, difensore salito per l'occasione, e Salernitana in vantaggio. Salernitana che finora in campionato aveva il peggior attacco, la peggior difesa, ed era l'unica squadra a non avere mai vinto. Subito dopo si accende una mischia che porta all'espulsione di Kyriazis e all'ammonizione di Bonvissuto, che poi compie questo gesto impedendo il rinvio a Concetti. Per lui arriva il secondo giallo, e di fatto all'undicesimo minuto del primo tempo le squadre sono 10 contro 10. Il campo è più largo, c'è più spazio, Cozza se ne va, accelera, destro dai 20 metri, 2-0. 22esimo minuto, il raddoppio della Salernitana, che a questo punto, a meno di un quarto di partita, ha già segnato tanto quanto nelle 10 partite precedenti. Ancora Salernitana, all'inizio della ripresa, il cross dalla destra di Jadid, il tocco di Cozza sotto misura, e arriva il 3-0 al nono minuto. Jadid, fra l'altro, all'esordio oggi con la maglia granata della formazione guidata da Cari. E poi c'è ancora spazio al quarantesimo per questo assist di Millesi, che tocca a Pestrin, entrato da pochi minuti, che con l'esterno mette sul palo lungo, 4-0, ma non si festeggia quasi più, ormai la partita è in ghiaccio. E a questo punto la Salernitana ha segnato più in questa partita di quanto aveva fatto finora in campionato. C'è spazio anche per Zito, che se ne va tutto solo e mette alle spalle dell'insuperabile Pulito, davvero il migliore in campo della sua squadra. Doppietta di Cozza, 4-0 per la Salernitana, e Cari ha preso dunque la prima vittoria del campionato.